nuovi misteri nel giallo della morte di Yara Gambirasio. Si ritorna a parlare di una terza persona sulla scena del delitto. È passato quasi un anno dalla condanna all'ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti anche nel processo di appello. Per i giudici di primo e secondo grado è lui l'assassino della 13enne di Brembate Sopra, scomparsa il 26 novembre 2010 dopo essere uscita dalla palestra e ritrovata senza vita 3 mesi dopo in un campo di Chignolo d'Isola. In attesa della sentenza della Cassazione potrebbero aprirsi nuovi scenari. Sul corpo della 13enne di Brembate, oltre al DNA nucleare del muratore di Mapello e al DNA mitocondriale della stessa Yara, ci sarebbe il DNA mitocondriale di una terza persona. Ad affermarlo è il professor Peter Gill, padre della genetica forense, contattato come consulente dalla difesa di Bossetti. The male nuclear DNA is stronger than the female. I legali di Bossetti hanno sempre contestato la validità dell'esame del DNA e intendono portare nuove prove al processo in Cassazione, al via il 12 ottobre. A 8 anni di distanza, il caso di Yara riserva ancora dubbi e nuovi colpi di scena. Ne parlerà.